posso pregare ora la dottoressa Chiara Silla, che rappresenta la regione Toscana, di buongiorno a tutti, benvenuti a tutti. Porto con piacere il saluto sia del Presidente della Regione Rossi che dell'Assessore alla Cultura Cristina Scaletti. Porto invece le scuse del nostro coordinatore Gian Bruno Ravenni, che avrebbe dovuto essere qui ma che mi ha pregato di sostituirlo perché ha avuto un impegno urgente per una scadenza amministrativa imprevista, che peraltro costringerà anche me a lasciarvi abbastanza presto per tornare in ufficio. Mi fa piacere essere qui insieme alla Fondazione Franceschini e alla SISMI, perché sono due delle istituzioni culturali con cui la Regione intrattiene da più tempo proficuissimi rapporti di collaborazione. Sono entrambi tra l'altro istituti riconosciuti tra quelli amministrativamente definiti come istituti culturali di rilevanza regionale. Con la SISMI in particolare, il nostro settore biblioteche, archivi e istituzioni culturali mantiene da ormai 15 anni rapporti di collaborazione strettissimi, perché la SISMI, come molti di voi sanno, è stato e continua ad essere il partner scientifico della Regione in un progetto che oggi sarà probabilmente citato, che comunque diciamo, è uno degli elementi fondanti del progetto europeo che oggi si va assolutamente a costituire, che ha portato in questo lungo periodo a una ricognizione, al censimento e alla descrizione nella nostra regione di circa 4.700 manoscritti medievali dislocati in un centinaio di biblioteche e luoghi di conservazione, al netto diciamo così degli istituti statali. Si tratta quindi di un patrimonio imponente, diffuso. Il progetto Codex è nato con l'obiettivo prioritario di costituire uno strumento della Regione Toscana proprio nell'esercizio delle sue funzioni di tutela su questi beni librari. È un progetto che è nato con degli standard che si è dato, un protocollo scientifico molto preciso, che grazie al quale è stato possibile assicurare il dialogo e la compatibilità con altri progetti e banche dati che si venivano costituendo da Silvia stessa e in altri istituti universitari o istituti culturali, e che hanno consentito quindi e consentono quella interoperabilità, tra virgolette, che è uno degli obiettivi del progetto COSTE e dei suoi successivi sviluppi. Istituti come la SISME, istituti come la SISME o la Fondazione Franceschini, la nostra regione, come sapete, è particolarmente ricca. Abbiamo istituzioni culturali che detengono patrimoni storici, artistici, bibliografici, documentari imponenti, che svolgono un ruolo di conservazione di questi patrimoni, ma anche di studio, ma anche di ricerca, che li avvicina non a caso al mondo delle istituzioni universitarie. Ci sono, tanto per fare alcuni nomi, tra i più banali, scontati, se volete, l'Accademia della Tosca, un istituto di museo di storia della scienza, il gabinetto di Esse e così via. Sono una ricchezza della nostra regione che ha bisogno, proprio per l'interesse pubblico che queste istituzioni e i loro patrimoni rappresentano, ha bisogno di un sostegno determinante da parte delle istituzioni pubbliche, un sostegno che la Regione negli anni ha cercato di assicurare, anche in questi ultimi anni di particolare difficoltà finanziaria. La Regione interviene sia, può intervenire a favore di questi istituti, sia sul versante della cultura che su quello specificamente dell'università e del sostegno alla ricerca scientifica. Le risorse sono comunque sicuramente in forte diminuzione. Diventa anche per questo sempre più importante da parte degli istituti accrescere la propria capacità di
dialogare con le altre istituzioni europee e di accedere a risorse anche europee, e questo è il caso apprezzabile della SISM e di questo progetto che speriamo possa nascere e andare sicuramente a buon fine. Sappiamo benissimo, voi lo sapete più di tutti, che molto spesso, anzi la stragrande maggioranza dei casi, le risorse europee guardano, anche alla luce dell'agenda di Lisbona, guardano molto più a obiettivi di creazione di infrastrutture di conoscenza che non ai contenuti, e guardano molto più al comparto, diciamo così, scientifico puro, che non a quello umanistico. Quindi lo sforzo che si richiede alle nostre istituzioni è duplice, anche quello di far valere il peso, la competenza, le conoscenze, le professionalità del mondo delle humanities quando si deve andare a confrontare, a competere con il mondo della ricerca scientifica in senso stretto per l'accesso alle risorse europee. Credo però che tutti condividiamo la convinzione che sarebbe una sconfitta per l'Europa disconoscere il peso delle, o guardare soltanto agli aspetti delle culture scientifiche, trascurando quelle umanistiche, e credo che le vicende politiche ed economiche di questi ultimi anni stiano a dimostrare che parlare di necessità di riconoscimento delle radici europee comuni, di una comune cultura europea, non sia, come dire, una mera idealità, ma sia una condizione per l'Europa per sopravvivere e per continuare a svilupparsi. Quindi io auguro a tutti buon lavoro e vi ringrazio per il vostro contributo. Vorrei ringraziare la dottoressa Silla non solo per le parole che ha pronunciato ora all'inizio di questo lungo workshop della nostra Cost Action, ma la vorrei ringraziare anche per tutto l'aiuto e la collaborazione così intensa che si è sviluppata. Dottoressa Gabriella Pomaro ne sa qualcosa in questi ultimi 15 anni per la costituzione, appunto, tra l'altro, di questo grosso progetto, forse quasi unico in un certo senso in Europa, perché tutta una regione, e la regione toscana non è una regione marginale in questo senso, e non lo è in tutti i sensi, ma comunque non per quanto riguarda i manoscritti, è stata appunto inventariata con la massima competenza scientifica con l'aiuto della regione toscana. E questo credo sia un risultato estremamente importante e che, per il quale la SISMEL, se posso parlare qui a nome della SISMEL, è molto rilevante.